Con il direttore sportivo Umberto Quistelli facciamo un po' il punto della situazione. In questi giorni sono stati presentati tantissimi giocatori, altri verranno presentati nei prossimi giorni, qualcuno arriverà addirittura in ritiro. Ecco, in questo momento la rosa si sta ampliando, Quistelli. Sì, è una rosa che si sta completando e chiaramente arriviamo in ritiro quasi con il 90% della rosa completa. Chiaramente arriveranno anche dei ragazzi in prova che vedremo nel ritiro di Cascia e niente, io sono contento per il momento dell'organico, chiaramente anche col mister e con lo staff tecnico, poi valuteremo anche i ragazzi in prova. E il 28 di luglio ci sarà, diciamo, la decisione e sapremo se il Grosseto, in quel caso riuscirà ad entrare nella Lega Professionisti in Serie C. Ecco, la rosa è stata pensata anche per un eventuale, campionato di categoria superiore? Tutti i calciatori ad oggi che hanno sottoscritto un contratto col Grosseto sono, e questa ci metto io una firma, sono calciatori adatti sia ad un campionato di C che ad un campionato di D. Sono funzionari nel progetto tecnico del Grosseto sia per un campionato di C che di D, per cui in domani se noi siamo pronti sia su una categoria sia sull'altra, sia sulla C che sulla D. Quali sono le caratteristiche, diciamo, che sono state le linee guida che ha seguito il direttore sportivo per ampliare la rosa? Allora, le linee guida sono una squadra, il più grande ha 31 anni, e sono tutti giovani, ma soprattutto con tanta esperienza. Sono giocatori che hanno fatto anche esperienze in Serie B e tante esperienze in Serie C, e per cui a me non piace fare i nomi perché una rosa sono tutti ragazzi validi, tutti ragazzi che possono fare tranquillamente una Serie C. Per cui diciamo, sono tutti calciatori validi e degni del nome del Grosseto. Quanti giocatori mancano ancora per completare la rosa? Siamo completi al 90%, per cui mancano 2-3 pezzi, anche 4 per essere al 100%. Comunque verranno valutati in ritiro anche tanti giovani, anche giovani, meno giovani, over o under, che se ne dica. E niente, li valuteremo e poi se saranno adatti e funzionali al progetto tecnico faranno parte del Grosseto. Per quanto riguarda invece gli under di Grosseto? Per quanto riguarda i ragazzi della primavera, più Luzzetti che un grossetano, sono aggregati alla prima squadra e faranno parte del progetto tecnico della prima squadra.